Cari visitatori, bentornati su www.infocorsi.it. Oggi per la prima volta dedichiamo un tutorial ai più piccoli, ai bambini, perché parleremo di un programma di disegno appositamente studiato per loro. Si tratta di un programma di disegno open source, molto più divertente del normale Paint che abbiamo all'interno di Windows, che sicuramente i nostri bambini già utilizzano. Vi mostro immediatamente qual è il sito da cui è possibile scaricare questo programma, ed è www. .tuxpaint.org, proprio perché Tuxpaint è proprio il nome del programma che andremo a scaricare. Ricordo che si tratta di un software open source, tra l'altro inizialmente nato per Linux, che è, diciamo, un po' il pianeta in cui l'open source ha la maggior parte delle sue manifestazioni, però poi esiste adesso anche per varie altre piattaforme, tra le quali Windows. Andiamo a cliccare la freccina qui oppure premiamo invio sulla tastiera per visualizzare il sito www.tuxpaint.org. Una volta giunti sulla pagina, che è fatta, diciamo, in maniera molto semplice, ci viene già detto, appunto, vedete, software open source di disegno per bambini. TuxPaint è un software di disegno libero e gratuito dedicato ai bambini. Poi qui potrete facilmente andare a guardare i video sul funzionamento, galleria d'arte con dei disegni già fatti con questo programma, eccetera, eccetera. A noi interessa chiaramente andarlo a scaricare per poi poterlo installare. Dunque verremo qui sulla voce download, scaricamento. Vado a cliccare download e mi uscirà una pagina nella quale dovrò essere in grado di scegliere la giusta versione. Noi siamo utenti di Windows Vista in questo caso, ma lo stesso programma può essere usato anche su Windows XP senza problemi. In realtà, se scorriamo in basso questa pagina, ecco, ci accorgiamo dove dice scegliere la versione di TuxPaint da scaricare. Innanzitutto che c'è la possibilità di ordinare pagando un minimo un CD che ci verrebbe spedito a casa, ma non ha molto senso perché poi il programma può essere scaricato facilmente e gratuitamente. Quindi andiamo più sotto e sotto la voce Microsoft Windows abbiamo le due versioni scaricabili: quella nuova utilizzabile su Windows XP, su Windows 2000 o su Windows Vista, che è quella che chiaramente scaricheremo noi, e addirittura c'è anche la versione per computer molto più vecchi, quindi con Windows 98, Windows no, 95 o Windows Millennium. Eventualmente gli utenti di macOS, quindi degli Apple, possono scaricare questa versione, e gli utenti di Linux, come vedete, hanno tutte le varie possibilità per scaricare il programma più adatto alla loro piattaforma. Noi torniamo sul nostro Windows XP 2000 e Vista, quindi la versione che interessa a noi, e andando a cliccare ci verrà visualizzata un'altra pagina, eccola qua. Ci viene data qualche indicazione, ci dice che TuxPaint per Windows dispone di un programma di installazione che viene scaricato in forma eseguibile, .exe, quindi avremo poi il solito messaggio di Windows che ci dice che si tratta di un file potenzialmente pericoloso, ma noi sappiamo che questo sito è attendibile, quindi lo scaricheremo senza problemi. Avendo dei dubbi, comunque sia, prima di eseguirlo potremmo comunque fare un controllo con il nostro antivirus. Scorrendo ancora più in basso, ci accorgiamo che i file da scaricare in realtà sono due, entrambi exe. Vedete? Il programma vero e proprio è questo, e quindi lo scaricheremo e lo installeremo, ma poi ci accorgeremo che all'interno del programma c'è una funzionalità molto divertente, che di solito è quella proprio preferita dai bambini, che è quella dei timbri. I timbri sono un po' come le clip art in Word. Sono dei disegnini di animali, veicoli, giocattoli, già belli e pronti, che i bambini possono inserire in alcuni ambienti che loro hanno poi magari disegnato a mano. Quindi, per ampliare la quantità di timbri, un po' come se volessimo ampliare la raccolta delle clip art in Word, per esempio, dovremo installare anche quest'altro file, che quindi non serve per aumentare le funzionalità del programma, ma solo per aumentare il numero di disegni già pronti, chiamati timbri, presenti nel programma stesso. Quindi scarichiamo adesso entrambi i file. Clicchiamo il primo e attendiamo qualche istante. Eccoci. Veniamo condotti su una pagina del sito SourceForge, che spesso abbiamo incontrato nei nostri tutorial, proprio perché la maggior parte dei progetti open source trovano poi, appunto, rifugio, alloggio su questo sito SourceForge. Adesso dovrebbe partire automaticamente lo scaricamento, però a volte può capitare che a causa di protezioni del Windows ciò non accada, ed è per questo, adesso per esempio a noi non sta partendo lo scaricamento, il download, è per questo che sul sito c'è scritto problemi con lo scaricamento, vedete? Problems with download.
Per piacere, usa questo link diretto per scaricare il file, si intende. Quindi adesso, vedendo che lo scaricamento non è partito in automatico come magari doveva accadere, vado a cliccare qui, direct link, lo farete anche voi. Attendendo ancora un attimo, ecco che finalmente con questa forzatura riesco a far partire la solita finestra di scaricamento. Windows mi avvisa che i file exe possono essere, vedete, questo tipo di file può danneggiare il computer, è una cosa che abbiamo detto spesso nei nostri tutorial. Sappiamo che quando il sito è attendibile, SourceForge è sicuramente attendibilissimo, possiamo scaricare senza problemi. Comunque sia, a scanso di equivoci, possiamo anche fare un controllo col nostro antivirus dopo aver scaricato il file e prima di eseguirlo. Comunque sia, evitare sempre il tasto esegui, ma fare sempre il tasto salva. Clicco su salva e il Windows mi chiede dove voglio salvare il programma. Io adesso lo vado a salvare sul mio desktop, anche se probabilmente è una scelta poco ordinata, perché sarebbe più opportuno avere una cartella magari sulla propria pennetta in cui scaricare questi file. Comunque sia, adesso per semplicità lo scarico sul desktop, tanto poi lo cancelleremo dopo averlo utilizzato, e clicco salva. Parte il download e quindi qui ora c'è solo da attendere. Aspettiamo che lo scaricamento finisca. Qui è molto veloce, il file è di 10 MB. Stiamo usando una DSL a 7 megabit, quindi riusciamo a scaricarlo piuttosto velocemente. Attendiamo ancora un istante. Ecco, lo scaricamento è finito. Ora dovrà apparire la scritta che ci avvisa di questo. Ed ecco appunto che appare download completato. Quindi adesso io posso chiudere questa finestra. E non chiudo però l'Internet Explorer, devo tornare indietro di qualche passo, in quanto sempre dalla pagina del download, vi ricordate che avevamo detto che oltre a questo file che abbiamo già scaricato, perciò appare in rosso, dobbiamo scaricare anche quest'altro, quello dei timbri, che non è obbligatorio per il funzionamento del programma, ma ne amplia molto la possibilità di disegnare. Quindi, poi tra l'altro, come vi dicevo, proprio questa funzionalità dei timbri sarà quella preferita certamente dai nostri bambini. Quindi clicco qui e ci ritroveremo più o meno nella stessa situazione di poco fa. Veniamo riportati di nuovo su SourceForge, ma su una pagina diversa. Non parte lo scaricamento in automatico a causa della protezione di Windows Vista che evita lo scaricamento di virus, e quindi io vado a fare il direct link, il link diretto, per forzare questo download. Attendo ancora un istante, appare la finestra e come prima vado su salva. È già selezionato il desktop come cartella di salvataggio, vado a cliccare ancora salva e anche qui attendo. Ci sarà un'attesa un po' più lunga perché il file è quasi di 40 mega, comunque fortunatamente disponendo di una DSL a 7 megabit la cosa avanza piuttosto velocemente. Interrompo un attimo la registrazione, la metto in pausa, la riprenderò appena il download è terminato. Eccoci ritornati, il download quindi adesso è completo, sono passati in tutto 53 secondi, quindi è stato piuttosto veloce. Chiudo questa finestra e finalmente posso chiudere anche la finestra dell'Internet Explorer perché i due file che mi interessavano ormai li ho prelevati. Quindi qui chiudo. Sul mio desktop, li trascino dentro per farveli vedere, sono apparsi in seguito ai due download che ho fatto questi due file. Il primo, quello che dice, vedete, installer, è anche facilmente riconoscibile dall'icona del CD, no? Perché il CD è normalmente il supporto che usiamo per installare un programma. Questo è quello che dobbiamo installare per primo, perché è il programma vero e proprio. Solo dopo questa prima installazione, magari prima proveremo anche un po' il programma se funziona, poi lo chiuderemo e solo dopo installeremo anche quest'altro che è il Tux Paint Stamps. Stamps vuol dire timbri, anche questo lo riconoscete facilmente dall'icona, no? Perché c'è proprio il disegnino del timbro. Quindi ripeto, prima va installato il programma, che è quello col CD, e magari lo proviamo anche se funziona, e poi dopo vanno installati i timbri. Cominciamo con l'installazione del programma. Faccio un doppio clic come al solito. C'è la solita finestra di avviso di Windows Vista che ci dice che è potenzialmente pericoloso eseguire file exe scaricati da internet. Noi questo lo sappiamo. Sappiamo anche che Tux Paint è un programma open source che quindi non può contenere virus. Vado a cliccare su esegui e partirà l'installazione del programma. Ancora un altro avviso di protezione di Windows Vista, clicchiamo su Consenti per tranquillizzare Windows sulla bontà di questo file. Ecco finalmente la partenza dell'installazione, ci viene chiesto come spesso accade quale sia la nostra lingua, chiaramente per noi va benissimo l'italiano e quindi clicchiamo su OK.
Nella finestra successiva, benvenuti nel programma di installazione di TuxPaint, basta cliccare avanti senza in realtà fare alcuna scelta particolare. Qui bisogna accettare i termini del contratto di licenza. Sapete che i programmi open source sono programmi gratuiti, ma comunque hanno una licenza, che è un contratto che andrebbe teoricamente letto. Comunque sia, in questo caso possiamo accettarlo tranquillamente e andare su avanti. Bisogna indicare che questa installazione possa essere disponibile per tutti gli utenti del computer. Questa finestra, a dire la verità, potrebbe anche non apparire su alcuni computer, e vado su avanti. Qui poi c'è il punto in cui l'installazione mi chiede dove voglio installare il programma. Io lo installerò in C2 punti, Program File, cioè la cartella dei programmi, che in Windows XP si chiamerebbe proprio programmi, e poi sotto cartella TuxPaint. Vado ancora su avanti. Devo scegliere qual è il nome del programma all'interno del menu Start, e penso che tutti lasceremo questo qua. Quindi, come vedete, fino ad ora non ho cambiato nulla, ho fatto sempre avanti. Decido anche di creare un'icona sul desktop per facilitare l'apertura del programma ai nostri bambini che magari ancora non hanno dimestichezza con il mouse e non hanno imparato ad usare il pulsante Start. Vado su avanti, finalmente cliccando installa, con un'attesa di qualche secondo il programma sarà pronto e disponibile. Attendiamo un po'. In questo momento vengono copiati nella cartella C programmi TuxPaint tutti i file che compongono il programma stesso. L'installazione è finita e ci viene chiesto se vogliamo leggere il readme file, il file leggimi, che è una specie di file di istruzioni. Io adesso vado così a deselezionare questa voce per evitare, insomma, che si apra questa finestra in più, perché già la conosco. Eventualmente voi a casa potete lasciare quella spunta per leggere questo file readme, e poi anche se lasciamo questa spunta il programma si aprirà da solo. Io invece preferisco togliere questa spunta per avviarlo manualmente dal desktop, quindi vado a cliccare fine dopo aver tolto quelle due caselle di spunta. È stata aggiunta, ora voi non la vedete, la trascino dentro, eccola qua, è stata aggiunta quest'altra icona sul mio desktop. Quindi adesso in realtà questo, che è il programma di installazione che ho appena installato, posso anche cancellarlo, non mi serve più perché il programma ormai è installato. Se invece volete conservarlo, magari copiandolo sulla vostra pennetta per installarlo anche su altri computer, potete benissimo tenerlo. Io lo cancello, destro, elimina, non mi serve più. Rispondo di sì, mi tengo invece il file dei timbri perché va ancora installato. Intanto proviamo se l'installazione ha avuto buon esito e quindi se TuxPaint funziona. Faccio doppio clic, si aprirà il programma, attendiamo un attimo, eccolo qua. Cerco di portarlo nella registrazione. La prima volta può anche accadere che il programma ci metta un po' per aprirsi, attendiamo. Ed ecco che finalmente è pronto. Ora io cerco di trascinare un po' la finestra di TuxPaint all'interno, ecco qui, all'interno della mia finestra di registrazione. Abbiamo già un foglio bianco su cui si potrà disegnare. A sinistra abbiamo una serie di strumenti da scegliere, a destra abbiamo le opzioni dei vari strumenti. Sotto c'è la tavolozza dei colori utilizzabile. In pratica ora è selezionato lo strumento disegno, che è il pennello, quindi di qui ho le opzioni, posso scegliere la forma e la dimensione di questo pennello, scegliere un colore e poi disegnare a mano libera. Come vedete poi la cosa viene anche accompagnata, non so se si sente, da alcuni effetti sonori che certamente possono essere divertenti per i nostri bambini. La funzionalità dei timbri di cui vi parlavo è questa qua, no? Quindi io vado a cliccare su timbro e ci sono dei disegnini già pronti. Adesso, se provo a scorrere con le frecce, mi accorgo che in realtà non c'è nulla oltre a questi 6. Sono molto divertenti, ma certo, avere soltanto questi è un po' pochino. Vedete? Servono per inserire dei disegni già pronti. È per questo che dobbiamo andare ad installare l'altro file che vi ho fatto scaricare, proprio per avere molti più timbri a disposizione. Dunque, adesso io provvedo a chiudere il TuxPaint e lo riapriremo solo dopo aver installato i nuovi timbri. Qui chiudiamo. Come vedete ci sono sempre degli effetti sonori divertenti per i nostri bambini. Ci viene chiesto se ho finito o se oppure non ho ancora terminato. Come vedete i comandi sono accompagnati da icone molto grandi e colorate, quindi anche un bambino che non sappia ancora leggere, basta che il genitore gli spieghi un po' il significato delle icone e può comunque usare il programma senza problemi. Quindi gli dico sì, ho finito. Qui mi viene chiesto se voglio salvare il disegno o meno. Non voglio salvarlo e quindi vado sul rosso.
Quindi mi raccomando, spiegate ai vostri bambini il significato e i colori delle icone perché possano usare TuxPaint anche senza aver ancora imparato a leggere. Vado ora ad installare i timbri, quindi quest'altro file, quello più grosso che avevamo scaricato. Faccio un bel doppio clic, vado su Esegui, attendo. Ed ecco che parte l'installazione. Se dovesse apparire la solita finestra che vi chiede di consentire l'esecuzione, mi raccomando, cliccate Consenti. Qui scelgo Italiano e do OK. In questa finestra vado a cliccare avanti, come al solito, accetto i termini della licenza, vado su avanti, installo TuxPaint per tutti gli utenti, vado su avanti, installo nella cartella C programmi TuxPaint, cioè la stessa cosa di prima in pratica. E qui c'è l'elenco di tutti i timbri che sto installando, le categorie, no? Quindi animali, e poi vestiti, cibi, hobby, eccetera, eccetera, va bene? Ce ne sono veramente tantissimi, dopo vedrete che è proprio conveniente installare questi timbri. Vado su avanti, ancora avanti. Installa ed attendo. Metto magari un attimo in pausa la registrazione e la riprendo a installazione finita. Eccoci tornati dopo la pausa. L'installazione è completa, quindi posso cliccare fine. Posso cancellare il file dei timbri, ripeto, a meno che non vogliate conservarlo per installarlo anche su altri computer. Lo elimino, mi tengo la mia icona di TuxPaint, non sono apparse altre icone sul desktop perché l'ultima installazione che abbiamo fatto non è un altro programma, bensì un'integrazione del programma che avevamo già installato prima. Quindi vado nuovamente ad aprire TuxPaint, avrò un po' di pazienza se ci mette un po' di tempo ad aprirsi. Ecco che il programma si è aperto, porto un attimo la finestra qui dentro. Allora, quello che dobbiamo andare a controllare è se ci sono i timbri in più installati. Quindi io clicco lo strumento timbro e come vedete già c'è tutta la categoria animali che prima mancava. Questa freccia qui di color fucsia mi permette di scorrere in basso per vedere una serie di altri disegni, come vedete. Poi posso tornare anche sopra per vedere gli altri. Invece le frecce laterali mi fanno cambiare categoria. Vedete, escono anche in questo caso svariati altri disegni, no? Quindi ci sono varie categorie installate, vedete? Poi alcune categorie, diciamo, si fermano a pochi disegni, come questa qua che non ha la freccia. Invece quelle categorie che hanno la freccia fucsia mi permettono, andando più sotto, di vedere altri disegni. Quindi io adesso, se volessi disegnare, non so, un cielo, quindi prenderei per esempio il pennello con l'azzurro. Darei, anzi, qui se mi conviene mettere un pennello più grande, no? E quindi darei una colorata qui d'azzurro. Ecco qua, faccio una cosa velocissima. Poi torno sui timbri dove avevo i pianeti, ci prendo il pianeta Terra e lo posso piazzare nel cielo. Se lo vedo troppo grande, da questo comando lo posso leggermente rimpicciolire. Ecco, sempre accompagnato da questi suoni. Qui adesso è troppo piccolo, un po' più grande, e piazzo il mio pianeta Terra. Ho bisogno anche di una luna, vediamo se la becchiamo. Ecco qua, ci prendiamo questa luna, per esempio. Ovviamente adesso è grandissima, deve essere in proporzione rispetto al pianeta, quindi la posso fare ancora un po' più piccolina. Ecco qua, e metto la luna disegnata che gira intorno alla Terra. E quindi poi a questo punto prendo anche il sole, che adesso è grandissimo. Eccolo qua. E lo mettiamo qui. E quindi, come vedete, ho disegnato il Sole, il pianeta Terra con la Luna che le gira intorno. Poi mi posso divertire in mille altre maniere. Ho anche le cosiddette magie. Anche qui posso scegliere il tipo di magia e fare, vedete, dei colori che si sovrappongono. E, insomma, ognuna poi ha, ogni tipo di magia, vedete, ha un sistema diverso. Ecco, poi io queste, vedete, che cosa succede? Viene trasformato in scacchi. Poi abbiamo lo strumento gomma che mi permette, sempre scegliendone forma e dimensione, mi permette di andare a cancellare parti del disegno. Ma comunque sia, io poi c'è lo strumento testo per i bambini che già sanno scrivere, possono scegliere un tipo di carattere e digitare qualsiasi parola. Dando invio poi la parola viene fermata. Ci sono vari strumenti utili. La cosa più interessante è sicuramente quella dei timbri, come vi ho fatto vedere, quella con cui i nostri bambini si divertiranno maggiormente. Facciamo ancora una prova, vediamo se troviamo un animale. Ecco, mettiamoci un uccello qui che vola. In questo caso è molto grande, lo rimpicciolisco un po'. Ecco qui, lo mettiamo, questo uccellino che vola per
che vola nel cielo, e ne voglio mettere anche un altro ma che gli va incontro. Quindi usando lo stesso timbro io poi qui sotto posso usare il comando dello specchio, cliccando il quale in pratica rimane lo stesso disegno ma girato nell'altro verso, come vedete. Quindi insomma, se spiegate velocemente ai vostri bambini questi piccoli comandi, poi potete veramente farli divertire per ore. Alla fine si può salvare il disegno con il comando salva, una volta poi salvati, il giorno dopo con il comando apri si possono riaprire i disegni già salvati, si possono stampare, quindi ci sono veramente tutte le possibilità di un normale programma di disegno, però come vedete orientato ai nostri bambini, ai più piccoli. Divertitevi, fate divertire i vostri bambini, spulciate un po' le varie funzionalità e vedrete che Tux Paint vi sorprenderà. Arrivederci al prossimo tutorial.